Sapete cos'è che non riesco a capire essenzialmente? Come si faccia da un punto di vista puramente umano, perché qui si sta a parlare tanto di calcio, si sta a parlare di soldi, si sta a parlare di umanità, lasciare da sola, una persona sola di fronte alle telecamere con tutto quello che succede? Cioè, vi spiego, voi sapete che la Juventus è stata penalizzata di 10 punti per quanto riguarda la situazione relativa al processo plusvalenze, cioè che è successo? Noi inizialmente ci avevano dato il meno 9, poi hanno aumentato a meno 15, poi ci avevano tolto il meno 15 e hanno detto no, no, facciamo un'altra penalizzazione, quindi si è arrivati a questo meno 10 che è arrivato, guardate un po', a pochi minuti dal fischio ovviamente della gara di Empoli-Juventus, una gara che già di per sé era stata annunciata con una gara particolare perché la Juve sapeva che sarebbe arrivata la sentenza. Farla arrivare ai ragazzi mentre si riscaldavano, mentre stavano giocando, mentre arrivavano allo stadio, sicuramente non è stata una cosa normale perché la Juventus è una squadra con tanti problemi. Sicuramente ha tanti problemi tattici, l'abbiamo capito, eccetera, eccetera. Ma credere che questa situazione qua e il fatto di aver dato quella sentenza un minuto prima che si scendesse in campo non abbia impattato da un punto di vista mentale sui giocatori, che poi hanno preso 4 gol dall'Empoli, cioè mai presi da una squadra come l'Empoli 4 gol, voglio dire, mi sembra un po' stupido chi pensa che sia solo una questione tattica. Ma vi spiego il punto del video, perché questo video ha un colpevole, che è Jonelka, e vi spiego anche perché. Perché bisogna parlarne. Prima ragazzi, ovviamente di iniziare come al solito, iscrizione, like e campanellina. Dovete scendere qua sotto, iscrivervi e attivare la campanellina. Ho notato che tanta gente fra quella che guarda i video praticamente non è iscritta. Allora io dico, se tu fondamentalmente guardi i video, iscriviti, nel senso sta lì, non ti costa niente. Io non ti dico, non costa assolutamente nulla e se ti va, seguimi appunto sui social. Quello che io non riesco a capire, te lo dico con grande naturalezza, te lo dico con grande sincerità, quello che io veramente non riesco a capire è il non riuscire a comprendere le dinamiche quali sono. Cioè, vi spiego un po' la situazione qual è. Che la Juventus sia una squadra che sicuramente ha tanti problemi, è chiaro. Che la Juventus sia una squadra che potrebbe ripartire da un nuovo allenatore, è chiaro. Che la Juve sia una squadra sulla quale bisogna fare un lavoro anche di scelte, perché non tutti i giocatori rimarranno, è chiaro, ma credere che la stagione della Juve non sia stata condizionata da tutto ciò è proprio da ignoranti. Cioè, io mi rivolgo a tutte quelle persone che fondamentalmente ignorano il lato giuridico di questa vicenda. Ma voi credete che togliere punti, prendere punti, rimettere punti, togliere punti, rimettere le sentenze, i giornali, questo non abbiano un impatto sullo stato mentale della squadra? Perché se una persona crede questa cosa, o non ha mai giocato a calcio, o è una persona frustrata che riversa le proprie, voglio dire, i propri problemi su squadre e allenatore. In entrambi i casi, per me, sono persone dalle quali stare alla larga. Detto questo, l'unica persona che avrebbe dovuto prendere il controllo della situazione sarebbe stato John Elkann. L'unica persona che avrebbe dovuto parlare sarebbe stata, doveva essere John Elkann, che però si è lavato le mani. Allora, l'unica persona della società, non della squadra, perché la squadra che c'entra, i ragazzi non c'entrano niente, della società che parla attualmente e che difende la Juve, si chiama Allegri. Può piacere, può non piacere, ti può far schifo come fa a giocare le squadre, ti può piacere, a me non interessa quale sia la vostra opinione su Allegri, perché ognuno ha la sua, io ho la mia, tu c'hai la tua. Ma una cosa si può dire di Allegri, una cosa non si può dire su Allegri, che non abbia comunque provato a difendere la squadra. Perché chiunque mi dica che c'è qualcun altro che ci ha provato a difendere, allora gli dico probabilmente non capisci l'italiano. Ma te lo dico sinceramente, perché ieri sera per l'ennesima volta ci è andato lui in conferenza a dire decidete un po' cosa dobbiamo fare noi, perché prima ci avete tolto i punti, poi ce li avete ridati, poi ce li avete ritolti di nuovo, non sappiamo ancora dove giocheremo. È normale che tutto ciò vada comunque ad essere per me un errore. Però queste frasi qua non le doveva dire l'allenatore. Che ha fatto? Allenatore, dirigente, responsabile, sa fa tutto lui da mesi. Ma le doveva dire la dirigenza, che ancora una volta è stata zitta e si è messa in posizione supina. Questo è il discorso.
Allora, adesso non facciamo i tifosi di quarta categoria che vogliamo fare finta, no? Per prendere due like in più, perché questo è, sembra che con i like la gente ci campa e ci mangia, a me non risulta. Comunque, per prendere due like in più ci vendiamo anche quello che non potremmo venderci e andiamo a dire no, perché il problema della Juventus attualmente è solo l'allenatore, perché non è solo l'allenatore il problema, perché che l'allenatore a fine stagione, se non ti piace, possa essere esonerato e si possa prendere un nuovo allenatore con un'idea diversa, quello è una scelta che deve fare la società e siamo d'accordo, ma andare a ricondurre tutto ciò che tu stai vivendo all'allenatore per me è da persone ignoranti. Te lo dico sinceramente perché non ci vedo niente di tattico nella sconfitta della Juve, perché ho visto ragazzi che non avevano neanche voglia di andare ad attaccare e purtroppo, l'unica persona che ci ha messo la faccia dall'inizio alla fine è l'allenatore, che vi piaccia o no, è l'allenatore, punto. L'allenatore meglio come dirigente? Meglio come dirigente e come allenatore? Non mi interessa, io ti sto dicendo quello che vedo io, quello che vedo, quello che sto vedendo io è che un allenatore ci difende e prova a chiarire le cose quali sono e gli altri stanno zitti. Allora, un tifoso come si deve? Uno può anche criticare la squadra, l'allenatore, però un tifoso come si deve nei confronti di una persona che è l'unica che tira fuori un po' d'attributo e li mette sul tavolo, mentre gli altri se stanno in silenzio, dovrebbe mostrare un minimo di rispetto, cosa che invece qua non vedo. Ce l'ho con voi, ci mancherebbe altro, voi non avete detto niente di male, io ce l'ho con le persone all'esterno, mi sto sfogando con voi perché stiamo parlando con voi. Tutto qua. Allora, tanta gente dice no perché si dovrebbe dimettere, insomma, le sfere, ecco, per dire, non ha gli attributi per dimettersi. Io penso che non ci vogliano gli attributi per dimettersi. Io penso che Allegri si potrebbe dimettere tranquillamente. Io penso che gli attributi servano per restare, non per dimettersi, perché se no fai come Conte, a metà stagione, a metà preparazione, prendi e te ne vai. Evidentemente a queste persone piace avere gente che li lascia nella cacca e nel fango e nella melma, senza che nessuno li vada comunque ad aiutare. Il discorso non è dimettersi o non dimettersi. Io mi sarei già dimesso, ma non per la situazione relativa alle plusvalenze. Mi sarei già dimesso perché io faccio di mestiere l'allenatore, per dire, non devo fare il dirigente, non devo fare il comune, non devo parlare ai microfoni, non devo fare tutto questo. Perché se io devo fare tutto questo, allora a sto punto eleggetemi presidente. Io faccio l'allenatore, devo fare l'allenatore, fammi fare l'allenatore, poi che io sbaglio o non faccio bene, è un altro discorso. E esonerano, capito qual è il discorso? Ma io che mi devo prendere tutte queste responsabilità e devo parlare e devo essere l'unico che si prende gli insulti, le responsabilità, le polemiche, l'unico che parla e i dirigenti, manco per l'anticamera, perché i dirigenti della Juve sono dirigenti che ci manca proprio la faccia per fare i dirigenti della Juve, cioè io personalmente non ci starei, io non ci starei. Io spero che a fine stagione, te lo dico sinceramente, si trovi un modo per mandarlo via, ma non perché io voglio male ai ragazzi o ad Allegri, a me non mi hanno fatto niente, io non ce l'ho con loro da un punto di vista personale, io vorrei che a sto punto lo mandassero via perché a questo punto qui noi non avremo più un capro espiatorio, cioè cerchiamo di mandarlo via perché dal momento in cui se ne andrà via lui. E quindi lascerà la Juve e diventerà, che ne so, forse andrà fuori o diventerà dirigente, si dice un po' in dirigenza, a prescindere da quello che sia, dal momento in cui Allegri non sarà più l'allenatore della Juve, la gente dovrà trovare un altro bersaglio. Capite qual è il discorso? Dal momento in cui lui non sarà più allenatore della Juve, la gente dovrà trovare un altro bersaglio per sfogare la propria rabbia e le proprie frustrazioni. E allora voglio ridere, perché poi non se la potranno più prendere con l'allenatore. Non se la potranno più prendere con l'allenatore, no? Dal momento in cui ci sarà un nuovo allenatore, immagino che diventerà il nostro protetto. Allora cominceranno a prendersela con i dirigenti e forse avranno capito un pochino qual è la situazione. Questa è una squadra alla quale manca dirigente, manca un presidente, manca un direttore dell'area sport e tutto quello che la gente ignorante riesce a dire è che è colpa dell'allenatore, che è l'unica persona che ti mette la faccia e ti difende. Perfetto, io so solo una cosa, lui che non sa allenare, che è nasino, che non capisce niente, come molti dicono, senza penalizzazione sarebbe secondo, no decimo, dodicesimo e quindicesimo, secondo. Non mi sembra così male per un asino, no?
Temo restando che la Juve se lotta per vincere tutto, e comunque per me la sua stagione non è sufficiente. Te lo dico, ma è ora che la gente si assuma le proprie responsabilità. Quindi mandatelo via. Cioè, voi lo dovete mandare fuori. Dovete avere il coraggio di mandarlo fuori, perché dal momento in cui non ci sarà Allegri, bisognerà prendersela con qualcun altro. E sono curioso di vedere con chi se la prenderanno. Fatemi sapere cosa. Cioè, datemi un parere.